Cari fratelli e sorelle, quello che è accaduto il 29 marzo del 1640 ha davvero dell'incredibile, un miracolo straordinario che è stato studiato, analizzato, confermato da rispettabili testimoni oculari e addirittura convalidato da un atto notarile. Ancora più straordinario perché a quanto riportano i documenti a un giovane contadino, dopo l'amputazione è ricomparsa la gamba. Prima di proseguire con questa straordinaria testimonianza, vi invito a iscrivervi al canale per essere aggiornati sui nuovi video e unirvi alla comunità di fede. Miguel Pellicer ha circa 20 anni quando lavora come bracciante agricolo presso i terreni di uno zio materno. Nel luglio del 1637 sta lavorando nei campi come ogni giorno, quando per una sua disattenzione un carro agricolo colmo di grano gli passa sopra la gamba destra, fratturandogli il ginocchio. Portato in un ospedale vicino e ricevuto le prime cure, decide di continuare a farsi curare nell'ospedale di Saragozza, a più di 300 km di distanza. Il suo scopo è affidarsi alla Madonna e per questo si ferma al santuario della Madonna del Pilar, prima di arrivare in ospedale. Qui si confessa, riceve l'Eucaristia e si raccomanda alla Vergine. In ospedale i medici constatano che la gamba è andata in cancrena. Il lungo viaggio aveva peggiorato la situazione e adesso l'amputazione rimane l'unica soluzione per salvargli la vita. L'operazione viene effettuata a metà ottobre e la gamba, come consuetudine dell'epoca, viene portata in un'apposita sezione del cimitero dell'ospedale e seppellita. Miguel viene dimesso nella primavera del 1638, con una gamba di legno e delle stampelle. Non ritorna subito a casa, ma vive come mendicante per 2 anni nel santuario della Madonna del Pilar di Saragozza. Ogni sera unge il suo moncone con un po' di olio prelevato dalle 80 lampade che ardevano costantemente nella cappella della Madonna, credendo che in questo modo avrebbe ottenuto l'aiuto della Vergine. 2 anni dopo decide di ritornare a casa, dai suoi familiari. La notte del 29 marzo Miguel va a dormire. Dopo qualche ora la madre entra nella stanza dove il figlio dorme e sente un profumo mai sentito prima e vede che Miguel non ha un piede solo, ma 2. Le gambe erano in una posizione che ricordava una croce. Miguel racconta che stava sognando di trovarsi nel santuario del Pilar e stava ungendosi la gamba con l'olio benedetto. È convinto che a guarirlo sia stata l'intercessione della Madonna del Pilar. La notizia si diffonde velocemente in tutto il paese e il sindaco decide di appurare la verità mettendo su anche un processo. Il presunto miracolo creò molto scompiglio, così si decise di rendere pubblico tutto il processo. Le dichiarazioni, le testimonianze e tutto ciò che fu oggetto di indagine venne divulgato affinché tutti potessero prenderne visione e, se necessario, confutare prontamente tali dichiarazioni. Furono chiamati 24 testimoni per accertare ogni passo della vicenda. Furono chiamati medici e gli infermieri che eseguirono l'amputazione e 2 medici che lo visitarono dopo l'amputazione. Furono ascoltati i familiari e i vicini di casa e anche le persone che lo incontrarono durante il periodo in cui chiedeva l'elemosina. Tutti confermarono sotto giuramento il racconto di Miguel. La storia ebbe tanto risalto che lo stesso re Filippo IV lo volle incontrare e, sentita la sua testimonianza e confermata dalle più alte cariche spagnole, si inginocchiò davanti al giovane contadino e gli baciò la cicatrice. Il 27 aprile 1641 l'arcivescovo di Saragozza firmò la sentenza, dichiarando che a Miguel Joan Pellicer, nativo di Calanda, fu restituita miracolosamente la gamba destra, che in precedenza gli era stata amputata, e che non è stato un fatto operato dalla natura, ma opera mirabile e miracolosa, e che si deve giudicare per miracolo, secondo tutte le condizioni richieste dal diritto. Dalle testimonianze emerse che la gamba che ricomparve era la stessa che era stata amputata 2 anni e mezzo prima. Ciò fu confermato dalla presenza di alcuni graffi e cicatrici preesistenti. Inoltre, quando si scavò la fossa dove la gamba tagliata era stata sepolta all'ospedale di Saragozza, si scoprì che era vuota. Questo straordinario miracolo è rimasto nella storia proprio per la mole di documentazione e testimonianze raccolte durante il processo che rendono reale una storia che ha dell'incredibile. La storia del miracolo è stata ricostruita nei minimi particolari dallo storico Vittorio Messori nel suo libro Il Miracolo. Questo evento prodigioso è forse uno dei miracoli più clamorosi della storia, proprio per la natura stessa del miracolo e per la svariata documentazione che ne attesta l'impossibile guarigione. Cari fratelli e sorelle, davvero le vie del Signore sono infinite. Grazie per aver seguito il video.
Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Fateci sapere cosa ne pensate. A presto!